Si è svolto ieri a Brolo un interessante convegno organizzato dalla FNP-CISL, alla presenza di tanti addetti ai lavori, tra cui il segretario provinciale Antonino Alibrandi e il segretario regionale dei pensionati Alfio Giulio. La referente locale del sindacato CISL, Tina Fioravanti, ha voluto ringraziare tutti per la presenza a Brolo e per gli attestati di stima ricevuti. Dare voce anche al territorio di Brolo, dico, soprattutto sotto l'aspetto dei temi che toccano i pensionati, dico, quindi il bisogno per gli anziani, dalla sanità a tutto quello che è il caro energia, che sicuramente vedrà queste persone, queste famiglie nel prossimo inverno avere molte difficoltà come già li stanno avendo sin da ora. Quindi la presenza della struttura provinciale della CISL, dell'FNP regionale e dell'FNP messinese è punta a valorizzare il territorio, ma soprattutto a dar voce al territorio e quindi anche stare all'interno del tessuto territoriale, la CISL in tutte le sue articolazioni. Questo serve, ripeto, a valorizzare, ma serve soprattutto ad acquisire il fabbisogno del territorio per poi costruire delle proposte che possono essere risolutive per i problemi dei pensionati. Tutti quanti parlano della crisi, di una situazione sociale pesante delle famiglie, però il problema è cosa facciamo, quale politiche mettiamo per aiutare queste persone che hanno più di bisogno. All'inizio parlavo della legge sulla non autosufficienza, che non è una legge che interessa solo gli anziani, è una legge che attanaglia tutte le famiglie, perché ahimè chi ha un non autosufficiente a casa sa quale problemi ha e non può essere relegato solo alla condizione familiare. Le istituzioni devono aiutare e supportare le famiglie. La CISL già sta facendo tanto, nel senso che è riuscita a riproporre il meccanismo al governo, il meccanismo della rivalutazione delle pensioni. Adesso stiamo lottando per una legge sulla non autosufficienza. Stiamo cercando, faremo una battaglia locale molto importante rispetto alla sanità, perché, insomma, in modo che sia favorito almeno l'accesso dei nostri utenti ai pronto soccorso, insomma, e soprattutto per questa vicenda Covid.